a impostare il terra con un altro cane che è sicuramente meno propenso ad ascoltarmi che del mio. Portiamo i miei giochetti e vediamo se riusciamo a impostarglielo anche con lei. Vediamo dove non posso raggiungere. Eccoci qua. Allora, sempre con bocconcini in mano, mi posiziono al lato del cane, bocconcini a destra e a sinistra. Sono qua. Mi posiziono davanti al muso al naso del cane e la metto seduta. Dai, seduta. Mi giro. Dalla posizione di seduta gli do al morso il premio, ma non glieli do, lo faccio solo a leccare le distanze. Proviamo, due o tre volte le distanze. Ma non glielo do da seduta. Ultima volta, poi scendiamo. Terra. Eccolo là. E la prendo che va a terra. Perfetto. Vista che brava. Ma sono bravissima. Li facciamo? Ma sì che li facciamo, vero? Solita situazione. Si è già stufata, no? Da seduta. Uno. Gliela faccio annusare, però non gli do il bocconcino. Due. Glielo faccio annusare, ma non glielo premio. Tre. Giù. Seduta e premio, e ripremio sempre fra le zampe per confermare il fatto che il bocconcino è in mezzo alle zampe, che ha fatto bene. Bravissima, bravissima. Ok.